Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Amici, buongiorno e buona Pasqua da Orazio Coclite. Puntata speciale quella odierna, una puntata dedicata appunto alla festa odierna. Andremo a curiosare come viene festeggiata nel mondo e lo faremo in compagnia di un'amica, l'amica Matilde. Buongiorno Matilde, buona Pasqua. Buongiorno Orazio, buona Pasqua anche agli ascoltatori di Radio Vaticana Italia. Allora, lo sai che ci sono tradizioni molto originali legate alla Pasqua nel mondo? Iniziamo allora il nostro viaggio insieme. Innanzitutto, dove ci porti? Andiamo subito in Romania, dove il giorno della Pasqua ricorda un po' il giorno del ringraziamento in America. Un menù quindi molto ricco. Sì, e inizia con una zuppa acida chiamata ciorba, insalata, poi sotto aceti, agnello al forno, una torta fatta di carne e di fegato di agnello, con molto prezzemolo, chiamata drob, e infine le uova dipinte. E la vera curiosità è proprio la battaglia delle uova, Matilda. Sì, ed è un campionato al quale partecipa tutta la famiglia. Il gioco consiste nel colpire due uova sode una contro l'altra. L'uovo con il guscio più duro vince. Una curiosità. E chi perde? Qual è la penitenza? Chi perde, Orazio, deve mangiarsi tutte le uova rotte. Povero colesterolo, ma c'è di più, vero? Sì, il mattino di Pasqua in Romania ci si lava la faccia con l'acqua, nella quale è stato messo a mollo un uovo dipinto di rosso e una moneta d'argento. So che l'uovo rosso simboleggia la salute. Sì, e ora però, Orazio, cambiamo scenario geografico e andiamo in Svezia. Qui la tradizione pasquale assomiglia alla festa, pensa, di Halloween. I bambini dunque si vestono da streghette di Pasqua, si dipingono il viso e vanno a bussare alle porte dei vicini per riempire il loro sacchetto di cioccolato e di tante tante caramelle. È vero, e qui Orazio, la domenica precedente la Pasqua, si benedicono i gattici, ossia dei rami di pioppo bianchi abbelliti con gemme. E cosa mangiano a Pasqua gli svedesi? Nelle case svedesi c'è un buffet composto da vari piatti come aringa, salmone, patate, uova, polpette e salsicce. E ora, Matilde, ci spostiamo dalla Svezia in Germania. Qui la tradizione, Orazio, vuole che in tavola ci siano solo cose verdi. Il piatto più rappresentativo è la zuppa alle sette erbe, che contiene crescione, dente di leone, erba cipollina, prezzemolo, porro verde, acetosa e spinaci. Sono sicuro che tu in Germania non mangeresti nulla, Matilde. Eh? Mi conosci, sì, sono allergica all'aglio e al porro. Rischierei una corsa al primo pronto soccorso. Matilde, torniamo a parlare del menù tedesco. Allora, iniziamo con il dolce in tavola. C'è una torta a forma di agnello spolverata con zucchero a velo, cucinata in uno stampo di argilla che le dà un certo profumo. Ma la vera curiosità in Germania, nel periodo di Pasqua, sono gli alberi decorati con le uova colorate. Un'esplosione dunque di colori e vitalità per salutare la primavera. A questo punto voglio sapere qualcosa riguardo la tradizione finlandese. In Finlandia, Orazio, si accendono dei grandi falò e i bambini cercano le uova nascoste in giro per la casa, una vera e propria caccia al tesoro. Ma la cosa più buona è il dolce, il mammì, un dessert di farina di segale, melassa e scorza d'arancia. E il segreto di tanta bontà qual è? Il mammì deve essere raffreddato per 3-4 giorni prima di essere servito con crema e zucchero. Pensa, Orazio, ci sono testimonianze scritte del mammì addirittura in un testo latino del XVI secolo. Sembra che sia un dolce originario della Germania medievale e dell'Iran. Quanta strada, Matilde! E ora voliamo nelle Filippine.
Nella bellissima terra filippina la Pasqua Orazio si festeggia con le processioni per le vie della città e una rappresentazione tradizionale molto popolare si chiama Sinaculo. Ecco, prima di parlare di questa rappresentazione, vogliamo salutare i tanti filippini residenti a Roma e in Italia. Un particolare saluto a tutte le persone di nazionalità filippina che hanno un cuore grande e generoso e un grande spirito di accoglienza. In particolare, se posso personalizzare il saluto, mando il mio saluto a Len, che è la mia amica speciale filippina. Tornando a parlare della rappresentazione tradizionale chiamata come? Sinaculo, la sto pronunciando correttamente. Tornando a parlare di questa rappresentazione, è vero Matilde, durante le processioni molti fedeli si autoflagellano per condividere il dolore di Cristo. Sì, esattamente così, si autoflagellano e molti si autocrocifiggono proprio per ripetere la passione di Cristo. Adesso dalle Filippine ci spostiamo in Inghilterra, presso l'abbazia di Westminster, dove usanza il Giovedì Santo, dopo la funzione religiosa, consegnare ai più bisognosi una borsa con il denaro. È vero, inoltre si mangiano in questo periodo gli hot gross buns, delle brioche fatte con cannella e uvetta, sul quale è disegnata una croce di glassa per ricordare la passione di Cristo. E in Francia? In Francia, Orazio, non suonano le campane dal venerdì alla domenica per simboleggiare il dolore e la morte di Gesù. Si racconta ai bambini che le campane sono volate a Roma e che torneranno ad annunciare la risurrezione. Quando riprendono a suonare, i bambini possono mettersi alla ricerca delle uova di cioccolato nascoste dai genitori. E prima di proseguire il nostro viaggio alla scoperta di tradizioni e usanze pasquali, ci fermiamo, Matilde, per una pausa musicale. Ascoltiamo un brano proprio per questo giorno. Un canto religioso. Grazie Orazio. Riprendiamo il nostro viaggio, un'altra tappa tra tradizione e usanze pasquali. Andiamo nella bella terra russa, Matilda. In Russia, Orazio, la mattina di Pasqua ogni famiglia consuma un picnic, pensa sulla tomba di un parente. La sera si fa il banchetto a base di carne, pesce e funghi a base di quark e alla fine si mangia il kulich, un panettone pasquale con ricotta dolce. Abbiamo parlato dunque di uova e dolci. L'uovo da sempre una figura carica di significati simbolici, simbolo della vita in sé, della sacralità anche prima della venuta di Cristo. A questo punto, vuoi raccontarci com'è nata la tradizione dell'uovo pasquale? Orazio, già i persiani, pensa, usavano scambiarsi uova di gallina per dare il benvenuto alla primavera. L'uovo ha da sempre rappresentato la vita che si rinnova. Sì, poi per gli egizi l'uovo cosmico era uno dei simboli della creazione dell'universo. L'uovo era il nucleo dei quattro elementi della natura, acqua, aria, terra e fuoco. E gli antichi romani seppellivano un uovo sotto la terra come rito propiziatorio del nuovo raccolto. La stessa festività della Pasqua, questo lo ricordiamo, cade tra il 25 marzo e il 25 aprile, nella prima domenica successiva al plenilunio che segue l'equinozio di primavera, e la Pasqua quindi annuncia la nuova stagione. Nel cristianesimo, Matilde, l'uovo è il simbolo della rinascita dell'uomo, di Cristo. Sì, la diffusione dell'uovo invece come regalo pasquale
nasce in Germania e figura tra i tradizionali doni di questa festività. La tradizione dell'uovo decorato nasce invece alla corte dello zar Alessandro III. Me lo confermi, Matilde? Sì, Orazio, opera dell'orafo Fabergé che nel 1883 preparò il primo uovo gioiello di platino, smaltato di bianco contenente un ulteriore uovo in oro, che custodiva a sua volta due doni per la zarina Maria, una riproduzione della corona imperiale e un pulcino d'oro. L'uso di ornare l'uovo di Pasqua ha origini religiose molto molto antiche. Secondo la leggenda, Maria Maddalena corse al sepolcro e lo trovò vuoto. Allora andò dagli apostoli per annunciare la straordinaria notizia. L'apostolo Pietro la guardò incredulo e disse: «Crederò a quello che dici solo se le uova contenute in quel cestello diverranno rosse». E fu proprio così. E Orazio, l'uovo in tempi più recenti, l'uovo di Pasqua, siamo noi abituati a immaginarlo, è però solo di cioccolato. E quando è nato? Per alcuni è da attribuire al re francese Luigi XIV, per altri l'idea proviene dalle Americhe, dove la pianta di cioccolato è originaria, ma fu Rudolf Lind a inventare nel 1789 il conchage, il processo di lavorazione che rende il cioccolato morbido e vellutato. Le tavolette invece si devono allo svizzero François-Louis Caillet che nel 1883 ha fondato il primo stabilimento dove il cioccolato si trasforma in una pasta manipolabile. Sa che io preferisco il cioccolato al latte? E allora ti farà piacere sapere che il cioccolato al latte è stato inventato da Daniel Peter, convolato a nozze, proprio con la figlia di Caillet. Lui utilizza il latte condensato lanciato negli USA e la farina di latte prodotta in Svizzera da Nestlé. Ma l'uovo svuotato che oggi conosciamo, com'è nato? L'intuizione di Conrad van Hout, che nel 1825 con una speciale pressa idraulica riesce a separare i grassi, cioè il burro, dal cacao. Un modo questo per ammorbidire e modellare più facilmente il cioccolato, dandogli le forme più disparate. Creando così, Orazio, appositi stampi con cui realizzare le due parti dell'uovo per poi unirle a caldo. È nato così l'uovo di cioccolato moderno, la cui diffusione si deve al pasticcere inglese John Cadbury. Da qui una lunga storia da Guinness, vero Matilde? Il cioccolato più grosso, sì, è stato preparato da un confettiere londinese in quegli anni in occasione di un matrimonio di un rampollo di casa Stewart. Pensa, alto 9 metri e largo 18 metri. Conteneva centinaia di bomboniere da distribuire agli invitati. E poi una curiosità, nel 1869 il presidente degli Stati Uniti Grant riceve dal chimico Liatt un uovo molto prezioso, fatto di celluloide, materiale appena inventato dal chimico. Andiamo avanti allora con la nostra chiacchierata. Matilde, restiamo in tema con le uova di Pasqua firmate AIL, che sono un grande simbolo di solidarietà. I volontari dell'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi sono tornati in oltre 4.500 piazze per una iniziativa giunta alla sua 25esima edizione. Anche quest'anno Orazio, con un piccolo contributo per ogni uovo, la manifestazione ha raccolto fondi destinati al sostegno della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue. Sono stati fatti grandi progressi in questa direzione, ma bisogna continuare su questa strada. Lo ricordiamo Matilde, oggi l'AIL finanzia 44 servizi di cure domiciliari. Non possiamo non sottolineare l'importanza delle case alloggio AIL situate nei pressi dei centri ematologici che accolgono pazienti e soprattutto familiari. Sono 36 le città italiane che offrono questo servizio con 3.500 persone ospitate ogni anno. Davvero un'impresa gigante di solidarietà e un ringraziamento Orazio anche agli chef pasticceri che hanno aderito alla manifestazione con le loro ricette doc sul cioccolato, ai volontari dell'associazione che con il loro sorriso e il loro entusiasmo hanno anche quest'anno reso possibile questo grande prodigio di solidarietà. Prima ho detto una bugia, Matilde. Ecco per te un uovo di cioccolato. Tutto per te. Grazie, Orazio. Ma sono spacciata. C'è dentro la sorpresa. In fondo, sai, resto anch'io una bambina. E ti rispondo con una frase del Piccolo Principe.
molto di più di una semplice storia per bambini. L'essenziale è invisibile agli occhi. Vuoi dire, Orazio, che la sorpresa nascosta nel tuo uovo di cioccolato posso vederla bene solo con il cuore? È infatti il gesto del dono la sorpresa più grande. Ascoltate il vostro cuore, e questo è il segreto di questa Pasqua 2018, e un abbraccio a tutti gli amici di Radio Vaticana Italia. Allora, tanti auguri a quanti ci hanno seguito, buona Pasqua, e buona Pasqua soprattutto agli ammalati, alle persone sole, ai carcerati. Un abbraccio forte da Orazio Coclite e da Matilde.